Allora ragazzi, precisiamo quello che ho detto sulla vicenda Chico Forti, che non conosco. Dunque non so se sia colpevole, se sia innocente, eccetera. So benissimo, come esiste in tantissimi casi giudiziari, che una persona non è perché ha una sentenza di colpevolezza è colpevole per forza. Ci sono numerosi dubbi, ma questo non mi interessa. Tutti i governi italiani di qualsiasi colore politico, chi più chi meno, Davide, chi più chi meno, si sono occupati, tra virgolette, della liberazione, che non è una liberazione, del trasferimento in Italia del signor Forti. Lo hanno fatto governi di sinistra, lo hanno fatto governi di destra. Succede per motivi più svariati, che qui non stiamo ad analizzare, i più svariati, per merito suo, per i rapporti con Biden, per i rapporti, che la signora Meloni ottiene un risultato riconosciuto da tutti, perché non è che adesso voi potete disconoscere i risultati che prima, quando c'era il signor Di Maio, dicevate ah sì, benissimo, eccetera. Dunque ottiene un risultato, che è quello di riportare in Italia, non liberare, un signore che adesso può andare a vedere la madre, può andare a vedere, può incontrare la madre. Sei contrario all'incontro tra le madri e i detenuti? Non credo, no? Allora, benissimo. Tutt'altro, sono contrario al fatto che viene trattato come un capo di Stato ma e di governo. Ma non viene trattato, noi, ma sta in galera, sì, però scusami. Ma dopo 25 in Italia, dopo 10 anni gli assassini hanno gli permessi. Ma scusami, perché non lo porti ai domiciliari della tua villa in Umbria, visto che ti piace tanto? Guarda, Chico, posso dire, non mi Chico della tua villa, la vicenda Forti non mi ha mai appassionato, non mi ha mai appassionato. Tuo castello, metti a disposizione il tuo castello per dargli i domiciliari. So solo, io, guarda, il mio sogno è quello che per l'edizione del prossimo anno della Zanzara, da quante querele ti farò avere, è quello di chiedere il sequestro di quel castello e darlo in gestione a Sonoro. Io sogno che in quel castello in Umbria ti venga sequestrato e dato in gestione a Sumaoro a titolo gratuito. Ti voglio far sentire quello che ha detto, che hai combinato, che ha detto il dottor Marco Travaglio nei giorni scorsi a proposito della Meloni, perché qui siamo veramente alle comiche, ragazzi. Il signor Travaglio, Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Vai, regia. Io non capisco che cosa vada a fare il capo del governo italiano all'aeroporto a festeggiare un assassino. E che cosa deve pensare la famiglia di quel ragazzo ucciso, ricordiamo, si chiama Anthony Dale Pike, ucciso sulla spiaggia di Miami, di un capo di governo che va a festeggiare e accogliere con sorrisi e moine l'assassino di questo ragazzo. Allora, segnalo, dottor Travaglio, come già specificato dai signori delle Iene, che i parenti, almeno il fratello del signor Pike, sostiene che Forti è innocente. Dunque, in realtà, i parenti, almeno il fratello, si sa quello che pensa. Il fratello pensa che il signor Forti sia innocente, che non significa nulla, naturalmente. Altre persone intorno al Fatto Quotidiano, ma lo stesso Travaglio, quando era stato Di Maio ad annunciare il ritorno in Italia di Chico Forti, erano lì ad accendere i fumogeni, infatti è una polemica che non ha nulla a che fare con quello che dici niente, tu. Erano lì, ma per dirti che uno è favorevole o sfavorevole, esprime critica o non esprime critica, a seconda del colore politico del governo che, diciamo che tra virgolette, ottiene la liberazione del signor Forti. Marco Travaglio, 24 dicembre del 2020, detenuto da 20 anni in un carcere americano. Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. Luigi Di Maio ha annunciato così il prossimo rientro in Italia dell'ex produttore televisivo ed ex velista italiano. Tra l'altro, si dice ex produttore televisivo ed ex velista italiano, non assassino criminale ergastolano, perché naturalmente doveva passare all'epoca la visione buonista nei confronti di Di Maio. Ma per dirti che noi abbiamo, non avendo il prosciutto davanti agli occhi, non siamo condizionati dal fatto che c'è Di Maio o no. Scusami, stai come al solito confondendo le acque, il solito Vannacci. La questione invece è molto semplice. Io sto criticando semplicemente le modalità. Lo vanno a prendere all'aeroporto addirittura. Ma che devono fare? Ma che gli vuoi far pagare il taxi? Ma per forza è un detenuto. Arriva in Italia. Come stai, caro? Tutto bene? Insomma, va in carcere a Verona, altro deputato va lì a Verona. Ma che non si può andare, scusa, siete a favore della rieducazione. Voi adesso, per Chico Forti, come è stato liberato, portato in Italia dalla Meloni, non vale nulla, deve essere condannato a morte. Sta comodo, dottor Chico, sta comodo. Forse potremmo portiamo magari un pranzo di PEC, va bene? Perché scusi, la cucina del carcere di Verona non è buonissima. Sei incredibile. Guardi, vorrei andare a Trento.
Trento, prego Chico, ti portiamo a Trento, via polizia penitenziaria, trasferimento a Trento. Ragazzi, sì, non funziona così normalmente. Allora, eravamo con Ludovico da se Pisa. Non credi a me, sì, se non credi, no, a me, chiedilo al professor Luigi Manconi, che è il presidente. Sì, aspetta, ma aspetta, non me ne frega niente di questa qua, che è il presidente dell'associazione A Buon Diritto. Ma che c'entra? Tutti i lunedì viene all'area che tira, ed è una persona estremamente garantita. No, ho capito, ma che vuoi? Tutti e allora dovrebbe essere a favore del fatto che uno va a trovare la madre. Chiedi, no, porca chiedi puttana a Manconi se gli altri detenuti. Non ci credi a me, chiedi a Manconi, chiedilo a Manconi anziché a Vannacci. Vabbè, chiedilo Ludovico a Manconi. Da Pisa, Manconi è uno, vabbè, ho capito, aspetta, Ludovico da Pisa è uno di quelli che sta pagando. Aspetta, fermo un attimo. Fermo un attimo, sta pagando, diciamo, la. Daniele Capezzone, buonasera, buonasera. Eccoci, buonasera. Eccoci, eccoci, come andiamo? No, non c'è male, non c'è male. Ma qui non interrompe nessuno, però, cioè non ho capito. Io arrivo qua e non interrompono Cruciani neanche qua, no, cioè no, solo no, a teatro. Ancora, beh, è più facile, qui bisogna passare come sei una specie di bunker per entrare. Una specie di bunkerino bravo, per entrare. Bravo, bravo, bravo. Grazie, credo, grazie. Daniele, bravo, allora, la prima cosa che ti voglio sottoporre è questa. Il signor Soumahoro, sì, ha scelto come uscita pubblica, sì, quella di recarsi in un carcere italiano. Sì. E Parenzo era lì, chiaramente, tutto applaudente, tutto se ne veniva meglio nelle mutande. Viagra, sì, per esatto. Meglio per Viagra. È andato lì, però ha scelto un detenuto particolare per andare a trovare, che ha annunciato lo sciopero della fame. Il tuo amato Baby Gang, il tuo amato lucidissimo. Ecco, che pensi di questa uscita pubblica del dottor Soumahoro? Un deputato, diciamo, va in carcere, e questo è ah, un deputato va in carcere. Mannaggia. Ma voi non sapete, cioè quello che a me mi fa girare io i coglioni che di sono pare... che aspetto, io premetto questo, io aspetto questo momento, sì, durante tutta la settimana, davvero lo dico col cuore, per me il momento con Capezzone, vabbè, è forse uno dei momenti, vabbè, più alti. Fai riposare i neuroni, fai riposare il neurone. Ci ho detto il neurone non ci sono notizie tutto. Non ci sono, no, notizie, allora, su Oggi Luci, no, alla camera, no, giusto, no, ancora nessuno su, andiamo avanti, è che già al primo video di gioco hai detto la prima cazzata, perché in carcere non si va a visitare un detenuto, non si può fare. Il deputato può esercitare il suo potere ispettivo, esatto, visita tutta la struttura carceraria, visita tutta la struttura carceraria, poi eventualmente stringe la mano anche al signor Baby Gang. Cioè, però ha scelto Baby Gang come comunicazione. Beh, che stiamo a fare qua? Allora, hai capito come funziona lo stivale? Qui so più neuroni che stivali, o più stivali che neuroni. Baby Gang è un altro, scusa, e sempre detenuti sono. Sì, uno è guru e uno è paraguru, questa è la differenza, capito? Cioè, a voi mi piace Chico, lo andiamo a prendere all'aeroporto, ancora, lo portiamo ancora dalla mamma, andiamo a Verona, caro Chico, no, come sta? Qui, sta bene? No, la cella ma anche è bella, qui, quello che mi manda i pazzi, avete la faccia come il culo, 2020 il Partito Democratico, bello, torna Chico, Travaglio, ma il sì, velista, certo, ma... il velista, il produttore, adesso l'assassino, ma vi rendete conto che ride tutta Italia, No, ma nessuno critica l'arrivo in Italia di Chico. Come lo avete? Perché non lo fate direttore di Libero pure a questo punto? Ah, sì, non dare suggerimenti, che è una possibilità che secondo mettetelo me potrebbe del cavallo, allora, a bordo del cavallo, mettetelo Libero lì. Nuovo direttore, tesoro, direttore editoriale, direttore tesoro, responsabile, il fondatore, sì, direttore Chicco Ford. Sempre fai riposare i due neuroni, se sì, fai riposare i due neuroni sapresti che su Libero Chicco Forti ha scritto da 10 anni, grazie al nostro Alessandro Dell'Orto, interviste, cose, eccetera. Noi le campagne le facciamo sempre, e se tu oggi fossi uno non con la spina dorsale completamente magnata, faresti i complimenti a Libero, che stamattina è stato l'unico giornale a dire Giorgia ritira il redditometro, e oggi Giorgia però ritira. Scusami, la questione di Chicco Forti, un'altra cosa, cioè qui l'accusa che fa Parenzo da giorni è quella di avere accolto con troppa con troppo trionfalismo, cioè, la Meloni a tirare le uova, quindi la Meloni doveva presentarsi, no, perché è andata a Meloni? Tirare ma le con le cose che ha da fare, ma perché boh, è andata a Meloni? È la politica. Avete rotto i coglioni. La Meloni con Tajani. La Meloni con Tajani ha riportato a casa una svalvolata dall'Iran, ma tu puoi andare in Iran alla droga, cioè, e l'hai riportata a casa. Poi ha riportato a casa Zaki, dice vuoi l'aereo? Mamma. No, l'aereo non la voglio. Manco dice grazie, manco stringe la mano, se no chiedo scusa, però. E quello manco si è presentato a stringere la mano al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Esteri, dopodiché però è andato a fare il comizio a Bologna, eccetera.
Poi t'ha mandato ai domiciliari la Salis, già non te va più bene perché t'ha smosciato la campagna elettorale, mo il 4% lo fate lo prendete qua, il 4%. Ma io non faccio niente, adesso figura. Riporta anche Chico Forti e non vi va bene. Ma capisci che fate ridere? Praticamente no? Riporta detenuti in Italia. Cioè la Meloni praticamente stai descrivendo un porta detenuti in Italia. No, una cosa sto descrivendo. Comunque, una, sto descrivendo una che voi avevate presentato come quella che sarebbe stata isolata nel mondo. Ma cioè, invece è andata all'aeroporto col sorriso, Chico, bentornato. Poi, ma che deve dire? Deputato... È andata lì all'aeroporto, è una cosa di politica. È chiaro che i politici fanno pure questo, fanno anche immagine. Ma che cazzo di manuale hai letto di comunicazione? E poi criticate, e poi criticate Sumaoro che dall'alto della sua grande moralità. Noi critichiamo l'operazione di comunicazione. Ma lo capisci? No, ma qua bisogna mettere le cose in fila, va bene? Perché qua gigante, voi siete tutti svalvolati. Qua la cosa è: se uno è dei vostri e spara a un primo ministro, è un poeta non violento, è chiaro? Quindi ma tu prendi uno di sinistra, quello via, spara due colpi al petto e due all'addome. Un poeta, un non violento, quello è un filo putiniano. Invece, Fleximen è un pericoloso fascista. Vergogna, c'ha il Mein Kampf sul tavolo. Cioè. Poi Chico Forti, quando ci siete voi, è velista. Chico Forti quando c'è la Meloni in fila della mignotta. La piccola differenza. Patetici. Musica. Ma come si fa? Allora, però, c'è un'altra cosa che volevo chiedere al signor Capezzone. Poi di quello che ti pare, naturalmente, Parenzo, ed è questo. Allora, la clausola antifascista a Verona è passata a Verona, la clausola antifascista. Bello. Ieri ho litigato a morte con la signora Rotta del Partito Democratico, che ha, come dire, tutta tronfia, dice però non è giusto affittare le stanze, affittare gli spazi del comune locali se non pubblici, ti dichiari locali pubblici, se non ti dichiari antifascista, che anche contro tutti i totalitarismi. Io dico peggio se avete messo più cose in quella dichiarazione del caso. Di dare un suggerimento. Sì. Allora, come sai, io non sono un vannacciano e nemmeno un rinvannaccito, ma secondo me il generale Vannacci dovrebbe subito recarsi a Verona, vestito da Vannacci, eccetera, e sottoscrivere la dichiarazione antifascista. A questi gli scoppia il mal di testa, perché dice: come facciamo a negarti la sala a questo punto? Quindi, possibilmente, questo dovrebbe farlo con passo abbastanza marziale, eccetera, aggiungendo che a suo avviso Mussolini è stato uno statista su cui non può esprimere giudizi, però firma anche la dichiarazione. Sì, bisognerebbe quasi firmarla. Devi fargli scoppiare il cervello a questi, capito? Gli devi creare il cortocircuito, che non sanno più a quale. Dici firmo. Io firmo, ma sono fieramente di destra. Io firmo, capito? Però firmi. E tu lì a quel punto che fa Tommasi? Convoca la giunta, chiama gli scienziati. Chiama Parenzo, telefona a Manconi. Una nuova delibera. Sei detto che sei mussoliniano, non basta che firmi. C'ho la seconda firma, capito? Musica. Allora, altra cosa. Sì, questa è una buona idea. Sarebbe una buona idea, non la faranno, ma è una buona idea. Innanzitutto, vi si è smontata pure la polemica su Scurati, perché il presidente di sinistra della Rai, signora Soldi, ha detto che non c'è stata alcuna, è stata pagata. Storia molto misteriosa. Ma girano i coglioni. Ma prima scusa, una allora, cosa, poi no, un'altra. Sta buono. Ma se io. Allora, se Parenzo vuole censurare un suo ospite, stai tranquillo, no, perché in commissione di vigilanza non c'era Angelucci. No, ma poniamo il caso, anche in quella commissione. Poniamo il caso che tranquillo. Parenzo voglia censurare un suo ospite, va bene? O che il direttore di rete Salerno, a cui Parenzo si inchina, dice bravissima, voglia censurare un ospite. Non mi ha mai detto una cosa che devo fare. No, ma poniamo che invece desideri. Liberale. Perché se vuole censurare contemporaneamente prenota l'albergo e il treno all'ospite? Hai capito? Questo a Scurati è stato prenotato l'albergo e il treno. Che cazzo di censura è? Perché se io ti invito, te prenoto l'albergo dopo. E il treno.
perché gliel'hanno bloccato dopo, infatti, esattamente questo perché è il punto. Voleva la moneta, la produzione aveva avviato tutto. A proposito però di fascismo, sai qual è l'ultima polemica sul fascismo? Che Del Mastro, il sottosegretario Del Mastro, è andato a fare una conferenza elettorale, un incontro elettorale, esatto. C'era un calendario di Mussolini, un pericoloso calendario di Mussolini, perché dovunque va Del Mastro spunta ma sti cazzi del calendario di Mussolini, ma che ce ne frega a noi che c'è il calendario di Mussolini, proibita la vendita allora. Perché ma chi se ne frega sempre dove va lui? Ciao, però, Daniele, ciao. Sei un'azienda? Cerchi agenti di